Cala il tramonto nella Valletta dei Principi e Dante, commosso dalla dolce atmosfera dell'antipurgatorio, osserva un'anima alzarsi e accennare di voler essere ascoltata. Intona un inno volgendo gli occhi al cielo e dall'alto compaiono due angeli che impugnano spade di fuoco con ali e vesti di color verde. Il primo si posa poco sopra la schiera delle anime, l'altro dalla parte opposta. Sordello spiega a Dante che gli angeli sono i guardiani della valletta, incaricati di difendere le anime dalle tentazioni. Accostandosi a Virgilio, Dante scende nella valle con Sordello e riconosce Nino Visconti, nipote di Ugolino che, a differenza dello zio dannato nell'inferno, è riuscito a trovare la via della salvezza eterna. I due si salutano caldamente e Nino prega Dante di ricordarlo alla figlia Giovanna, ma non alla moglie, vedova, che si è già risposata. Mentre Dante commenta con Virgilio le stelle del cielo australe, Sordello li richiama per avvisarli dell'arrivo di un serpente, emblema della tentazione e del peccato originale. I due angeli guardiani prendono il volo e mettono in fuga la biscia, per tornare poi ai loro posti di guardia. Interviene allora Corrado Malaspina, che ricorda la sua terra e la sua famiglia a Dante. Il poeta risponde elogiando la generosità e il valore dei Malaspina. Corrado profetizza che l'Alighieri sarà loro ospite in Lunigiana e lo invita a riprendere il viaggio. Nel nono canto Dante viene portato nel sonno dalla valletta fino alla porta del Purgatorio, dove incontra l'angelo portinaio con le due chiavi, che lo segna con 7P e lo introduce nel regno della penitenza. Nella cornice dei Superbi, curvi sotto il peso dei massi, osserva gli altorilievi degli esempi di umiltà e le raffigurazioni della superbia punita. Nella seconda cornice scontano la pena gli invidiosi, vestiti da mendicanti e con gli occhi cuciti. All'ora del vespro, Dante sale alla terza cornice, dove ha visioni estatiche e incontra gli iracondi, circondati da denso fumo. Ad ogni cornice, un angelo cancella una P dalla sua fronte e il poeta si alleggerisce. Nella quarta balza viene espiato il peccato dell'accidia. Dante dorme e sogna la femmina Balba. Nella quinta cornice, le anime degli avari e dei prodighi sono distese a terra. Dante avverte un terremoto e viene a sapere da Stazio che il fenomeno avviene ogni volta che un'anima è pronta a salire in paradiso. Salito alla sesta cornice, Dante osserva l'albero rovesciato, che suscita fame e sete nei golosi, orribilmente magri. I lussuriosi corrono invece tra le fiamme nell'ultima cornice. Dante, per accedere al paradiso terrestre, deve superare la barriera del fuoco al passo del perdono. Saliti gli ultimi gradini, Virgilio annuncia a Dante che la sua missione di guida è ormai compiuta.